Andrea Peltrinieri, professore Università Cattolica, buongiorno e ben ritrovato sulle fonti, Andrea. Ciao Alessandra, una buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Innanzitutto vorrei partire ecco, con un tuo parere per quanto concerne questa apertura da parte della Cina e degli Stati Uniti in questo momento così particolare, dove forse si pensava un anno fa che con l'amministrazione Biden potrebbe esserci un miglioramento dei loro rapporti, invece da ciò che abbiamo notato c'è stato addirittura un peggioramento dei loro rapporti, anche se vogliamo dire a livello di commercio e non soltanto. Dunque, per quanto concerne l'intesa raggiunta al COP26, sono i due contributor principali, se vogliamo anche mettere dentro anche l'India, però sono pronti a collaborare. Qual è il tuo parere? Sì, allora, tanta carne al fuoco nel COP26. Per questo punto specifico, direi Alexandra, alcune considerazioni che vanno al di là dello stesso meeting. Infatti, in questa apertura io vedo anche considerazioni di tipo geopolitico. Dopo un anno di turbolenza nei rapporti, è da un paio di giorni che vediamo alcune headline, prevedere anche un incontro, tra Xi Jinping e Biden, prevedere un'apertura non solo a livello, come dire, green e di riduzione delle emissioni, ma anche potenzialmente a livello di riduzione di dazi commerciali che sono stati imposti, ricordiamoci, dall'era precedente, quindi da Trump. Quindi direi certamente al di là del risultato che poi effettivamente si potrà raggiungere nel corso del weekend, credo, e non di oggi, e che certamente deve partire dall'incontro e dall'accordo tra Stati Uniti e Cina, io credo che dal punto di vista politico e geopolitico questa apertura delle due grandi potenze sia un, come dire, foriera di buone notizie anche nel medio termine. Ecco, come hai detto te, giustamente entrambe le potenze sono responsabili del 40% delle emissioni globali e quindi un accordo deve passare per forza tra queste due, magari con l'aggiunta dell'India, però ecco, io vedo ripercussioni positive anche al di là dello stesso COP26, quindi sono molto positivo a riguardo. Io credo che prima o poi ci sarà un incontro tra Biden e Xi Jinping e si potrà anche affrontare il tema dei dazi, che sappiamo in questo periodo essere abbastanza importante considerando i dati di inflazione che stiamo vedendo a livello globale. No, no, assolutamente sì, appunto, infatti la mia prossima domanda sarebbe stata appunto se a tuo avviso, considerando l'inflazione negli Stati Uniti, poi sappiamo bene che negli Stati Uniti c'è una regola, e cioè si elegge il presidente ecco, che fa bene all'economia, che fa crescere l'economia, che ci sono più posti di lavoro, che sin qua forse ci siamo, però diciamo che Biden non riesce a godersi questo momento. Perché? Perché l'inflazione ovviamente su base annuale è al 6,2% e questo sì che pesa alle tasche dei homers, come li chiamano ecco, alcune persone, ovvero nelle tasche degli americani. E quindi volevo capire, in ottica di queste difficoltà per l'amministrazione Biden, potrebbe esserci qualche compromesso ecco, sui dazi che non sono cambiati, ricordiamo, rispetto alla appunto, presidenza precedente, cioè quella dell'amministrazione Trump. Certo, i dati li hai citati tu, ovviamente l'ultimo dato del Consumer Prices Index, quindi dell'indice dei prezzi al consumo, è stato debordante, direi un 6,2% a livello anno su anno, è incredibile e certamente qualcuno deve mettere una pezza. Probabilmente da un lato dovrà essere, tra parentesi, Powell, come credo io, senza entrare nel dibattito delle future elezioni del membro della Federal Reserve. Ecco, però dall'altro lato, a meno che non ci sia una restrizione di politica monetaria, che per il momento non vedo dalle dichiarazioni, anzi probabilmente ci sarà un'accelerazione del processo di tapering, ma con riferimento ai tassi di interesse siamo ancora un pochino lungi dal vedere un rialzo, come dire, massiccio di tassi di interesse. Ecco, dall'altro lato credo che qualche considerazione di natura politica debba essere fatta, e quando si devono fare considerazioni di natura politica, ovviamente entrano di mezzo i dazi commerciali. Un pochino come è stato fatto in relazione al rapporto Europa-Stati Uniti, ecco, credo che Biden possa pensare di poter rimuovere qualcosa nei confronti della Cina. Questo sarebbe importante soprattutto in ottica di metalli e di altre componenti. Ecco, io direi che un mix tra manovre di politica economica di Biden e manovre di politica monetaria, penso di Powell, a questo punto debba esserci anche entro il primo trimestre, se non il secondo trimestre dell'anno prossimo, altrimenti credo che questa parola transitorietà possa
possa sfociare in una parola di permanenza, e alcune ripercussioni potrebbero essere devastanti all'interno dei mercati finanziari. Guardiamo ad esempio adesso il fatto che ci siano rendimenti reali negativi, come dire, in modo incredibile, impliciti nelle curve dei rendimenti. Vediamo che i tassi adesso sono a zero e abbiamo un rendimento decennale americano che fa fatica ad arrivare all'1,6%. Ecco, qua basta un ulteriore input di un inverno particolarmente rigido o di qualsiasi altra situazione per cui davvero, sia a livello di indice dei prezzi al consumo sia a livello di indice dei prezzi alla produzione, si possa anche limitare la crescita economica, che per il momento è davvero robusta. Quindi io penso che non ci debba essere solo Powell o il futuro presidente della Federal Reserve a porre una pezza, ma l'apertura tra Stati Uniti e Cina io la vedo inserita all'interno di questo contesto che ho appena spiegato. Ecco, sicuramente un punto molto interessante. Tornando al COP26, volevo capire quali, a tuo avviso, quali sono le difficoltà, ovviamente oltre le promesse, a parte i fondi ai paesi emergenti che hanno il diritto effettivamente di sviluppare le proprie economie come hanno fatto per anni, non so, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la stessa Unione Europea, se vogliamo la stessa Germania, l'Italia e così via. Nel frattempo però comunque rientrare negli obiettivi, perché è ovvio che se non ci sia un'azione multilaterale, e cioè di tutti i paesi, i risultati non possono essere raggiunti, perché se continua a inquinare la Cina o se l'India continua a inquinare, fa niente se il Green Plan dell'Europa è molto molto ambizioso, e cioè non funziona lo stesso. Assolutamente, come dicevamo all'inizio, Alexandra, tantissima carne al fuoco. Andrei per punti. Abbiamo visto questa mattina il report dell'ONU, della branchia dell'ONU che si occupa di questa componente, prevedere che potrebbero servire 1.000 miliardi, quindi $1 trilione all'anno, per poter finanziare i paesi sottosviluppati al fine di procedere in questa transizione ecologica. È chiaro che sono un ammontare di risorse finanziarie incredibili, però dobbiamo ricordarci che siamo in un periodo comunque di espansione economica, comunque di produzione industriale utilizzando determinati elementi, e quindi per poter avviare, come abbiamo detto negli ultimi mesi, questa transizione ecologica servono investimenti, attenzione, a medio lungo termine, non a breve termine. Non si può arrivare alle energie rinnovabili in 2 anni, né in 5 né in 6, considerando che poi noi in termini di Europa e magari di Stati Uniti siamo già partiti alcuni anni fa. Ecco, Cina, India e i paesi sottosviluppati, direi paesi più che emergenti anche di frontiera, probabilmente devono ancora partire, ed è per questo che abbiamo diverse date proposte che vanno dal 2050 al 2070, alcune al 2080, che sono coerenti con le fasi di sviluppo di determinati paesi emergenti e, attenzione, anche di frontiera. Vediamo ad esempio l'Arabia Saudita. Quindi questo è il primo punto, risorse finanziarie. E poi ci sono tantissimi elementi che devono essere sotto discussione. Per esempio, è ovvio che nel momento in cui si debba pervenire ad un mondo fatto solo di energie rinnovabili, ci debba essere questo periodo di transizione. E quindi quali componenti devono essere utilizzati per poter cavalcare questo periodo di transizione? E qui c'è tutto il dibattito sul gas e sul petrolio. Ecco, il petrolio forse verrà utilizzato, il gas pare che adesso inizi ad essere considerato meno pulito rispetto a ciò che era considerato 2 mesi fa, e se ti ricordi, Alexandra, ne abbiamo parlato del fatto di natural gas considerato clean energy. Ecco, negli ultimi giorni mi pare che sia meno considerato clean energy, e mi pare che proprio questa notte alcune lobby americane si siano, anche appartenenti al gruppo democratico, si siano un po', risentite di questa considerazione concernente il natural gas. Ricordiamo che l'area del Texas e di Permian Basin, soprattutto, ma anche l'area di Marcellus, e quindi nel nord-est degli Stati Uniti, sono grandissimi produttori di natural gas, e quindi se inizia a essere considerato meno clean rispetto a ciò che è, e in parte sono anche d'accordo vedendo il processo di estrazione shale, ecco, è chiaro che questo potrebbe creare dei problemi. Cioè, se non viene utilizzato neanche il gas in questa fase di transizione, che diavolo si utilizza? Punto di domanda. Allora pare il petrolio. E pare altresì che siano limitati gli investimenti in ottica di estrazione sia di gas sia di petrolio. Attenzione che questo è un punto molto importante, perché se vengono limitati gli investimenti in fase di estrazione, si potrebbe avere una riduzione della capacità produttiva di queste due componenti, e se poi la transizione ecologica impiega qualche anno in più, ecco, poi ritorniamo nel periodo in cui siamo adesso.
quindi di diciamo crisi energetica, di poter pregare che l'inverno sia mite, eccetera, eccetera. Quindi queste due componenti sono davvero importanti. La terza, non so se ho tempo, Alexandra, è l'energia nucleare. Ecco, abbiamo visto, infatti, io direi, sarebbe stata proprio la mia domanda se in questo momento, perché tu hai sottolineato nel primo punto che le rinnovabili sono progetti di lungo termine, che di oltre 5 anni, se vogliamo dirla così. Nel frattempo, come ti sembra l'opzione energia nucleare? Perché lì non si può speculare, energia pulita. Ecco, credo sì, almeno che anche non si possa speculare, non lo so, magari. Allora, diciamo anche qui, Alexandra, il dibattito è aperto. Considerando ad esempio alcuni criteri ESG che vengono applicati da determinate agenzie di rating e dal mondo del risparmio gestito, ecco, non tutti sono d'accordo che anche l'energia nucleare sia pulita, perché da un lato effettivamente la pulizia c'è, però dall'altro lato dobbiamo considerare ciò che è successo nel momento in cui l'energia nucleare non vada benissimo. Parliamo di Fukushima e di altre situazioni. Quindi il dibattito davvero è aperto. Abbiamo visto Macron che cosa ha fatto nel corso degli ultimi 2 giorni, quindi ha proposto di ampliare l'utilizzo dell'energia nucleare in Francia, e anche da noi in Italia si è aperto il dibattito. Ecco, questa è ovvio che è una considerazione di carattere teorico. A questo punto io devo essere per forza d'accordo sul fatto che o l'energia nucleare, o il gas, o il petrolio, o addirittura io direi tutti e tre, debbano per forza essere utilizzati in questa fase di transizione. Quindi questo è un dibattito sterile, cioè se noi non utilizziamo queste tre fonti in ottica, come dire, di bridge financing, viene chiamato in finanza il bridge financing per poter delineare l'ottica ponte nel momento in cui si fanno gli investimenti fino al momento in cui veramente si utilizza l'energia rinnovabile per un 80-90% dell'ammontare complessivo, che cosa utilizziamo? Dobbiamo sempre sperare che ci sia il sole e che ci sia il vento. Quindi è chiaro, l'energia nucleare deve essere utilizzata, così come a mio modo di vedere devono essere utilizzati gas naturale e petrolio in ottica di transizione. Se non vengono utilizzati questi tre elementi, perché ci si contrappone in questo dibattito teorico che va avanti da anni, ricordiamoci che tutta questa, come dire, esuberanza nei confronti dei flussi di investimento verso gli ESG, in particolare verso la componente ambientale, sta andando avanti ormai da 3 anni. Ecco, se ci si sofferma in questo dibattito teorico ed evidentemente non si utilizzano questi diciamo combustibili, no, fino allo spegnimento complessivo del carbone, che ad esempio abbiamo visto negli Stati Uniti è previsto per il 2030, poi la domanda è che cosa si deve utilizzare. Quindi io davvero, va bene fare gli investimenti nel medio termine, però attenzione, non dimentichiamoci che per il momento dobbiamo utilizzare gas naturale, petrolio e anche energia nucleare. Questo era un punto molto interessante. Vorrei appunto chiedere un parere sulle dinamiche politiche invece all'interno dell'Europa. Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, ha minacciato ovviamente l'Unione Europea se ci dovessero essere sanzioni legate alla crisi dei migranti con il confine in Polonia, ecco, potrebbe interrompere la catena di distribuzione per quanto concerne il gas naturale che arriva dalla Russia, appunto passando dal gasdotto della Bielorussia, arrivando in Europa occidentale. Volevo chiederti, potrebbe essere addirittura market mover di medio termine, o sono diciamo minacce senza, come dire, una base piuttosto importante da considerare? Intanto io vedo che comunque c'è rialzo sempre per quanto concerne il gas, il benchmark europeo, il TTF, che stiamo vedendo al rialzo del 4%, precedentemente al 6,5% addirittura. Allora direi, per fare una battuta, ci siamo ficcati in questa situazione ed è difficile uscirne. Ovvero, questa situazione si è tramutata da una situazione di carattere fisica, di carattere finanziaria, no, e anche di diciamo problematica relativa ai flussi che passano da Russia, quindi da Gazprom verso Europa, si è trasformata in una situazione di carattere geopolitico. Perché è ovvio che nel momento in cui inizia Putin a dire ok, adesso siamo a posto in Russia e io ti trasferisco il gas verso l'Europa per poter riempire lo storage, soprattutto in Germania e in Austria, che è molto basso, e poi ti alimento i flussi solo perché noi siamo a posto, ma solo ed esclusivamente se questa famosa Nord Stream 2 pipeline viene autorizzata, è chiaro che noi siamo nelle mani di Putin adesso. Quindi ogni situazione che si possa generare in Russia, o in questo caso in Bielorussia, che possa comportare un'interruzione o una ipotetica minaccia di interruzione di flussi globali, ha
si riverbera essenzialmente sul prezzo del TTF. E poi, a sua volta, questo si riverbera su tutti i contratti a livello globale, no? E quindi che cosa abbiamo visto? Per esempio, ieri abbiamo visto che capita un giro di modelli piuttosto freddi negli Stati Uniti e abbiamo visto persino l'Henry Hub avere uno spike di 40 centesimi in una giornata. No, anche in un momento, lasciami aprire una parentesi, in cui negli Stati Uniti adesso si stanno toccando i livelli massimi di produzione, massimi storici, siamo solo un BCF rispetto ai livelli massimi di produzione di gas naturale per ciò che riguarda l'Henry Hub della Louisiana, perché il meccanismo che scatta è questo: se si dovesse ulteriormente interrompere il flusso verso l'Europa, allora probabilmente i flussi di gas naturale liquefatto, quindi di LNG export dagli Stati Uniti, dovrebbero arrivare di più in Europa e non andare in Asia, e di conseguenza alimentiamo tutti i prezzi del gas a livello globale. Quindi vediamo che in questo caso la situazione non è solo di rapporto domanda e offerta di gas in Europa, e quindi anche di come dire, visualizzazione dei modelli meteo, perché qua se diventa freddo, e negli ultimi 2-3 giorni i modelli meteo hanno dato un freddo nei 6-15 giorni a livello europeo, il prezzo del gas sale. Ma siamo in una situazione in cui siamo nelle mani dei paesi dell'est, e quindi una situazione geopolitica in cui i flussi di gas vengono controllati dalla Russia e dalla Bielorussia. Non è una situazione in cui è facile uscirne, e adesso si deve approvare questa Nord Stream Pipeline 2 con, diciamo, regolamenti che potrebbero essere contrari rispetto a ciò che è di matrice comune, ciò che è considerato dalla Commissione Europea corretto, e a questo punto deve essere approvata, altrimenti rischiamo di rientrare in questa crisi energetica e quindi non vedere il TTF a 77 ma rivederlo a 170 nel momento in cui entriamo in un periodo di freddo intenso, magari ai primi di dicembre. E dunque sicuramente preoccupa questa dipendenza appunto dalla Russia e paesi dell'est, non soltanto la Russia, a questo punto legato ovviamente ai gasdotti. Grazie mille come sempre Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, buon weekend e alla prossima occasione. Grazie Alessandro, un buon weekend anche a te e a tutti i telespettatori.